Con un decreto del presidente della giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, è stata finalmente trovata una soluzione all'annoso problema dell'assegnazione degli stalli per i taxi all'aeroporto d'Abruzzo. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore comunale di Chieti, Carla Di Biase. Assessore Di Biase, la regione Abruzzo dunque ha posto la parola fine a questa diatriba tra Chieti e Pescara, la guerra dei tassisti era stata ribattezzata. Un successo? Beh, sicuramente un successo di questa amministrazione, un successo politico e personale, ma soprattutto un diritto soggettivo riconosciuto che per tanto tempo era stato negato. L'iter è stato lungo, è partito da prima che io mi insediassi, l'abbiamo portato avanti con grinta, l'anno scorso abbiamo fatto rientrare i tassisti in aeroporto, adesso il presidente Marsilio e il sottosegretario De Annunzis con questo decreto hanno posto le regole di numero di stalli, quindi abbiamo ottenuto quello che volevamo, abbiamo chiesto due posteggi e abbiamo avuto due posteggi. Ricordiamo una vicenda che si è trascinata da tempo con momenti anche di tensione, di forte confronto, diciamo così, proprio lì all'aeroporto. Sì, è vero che quando siamo rientrati qualcuno ha sollevato dei problemi, però io leggevo ieri il comunicato stampa del sottosegretario. Si pone fine a una questione che ha visto comunque perdente poi l'immagine dell'Abruzzo dentro l'aeroporto e quindi anche il turismo ne ha risentito. Speriamo che tutti quanti accettino le regole, ci metteremo subito al lavoro con il presidente della commissione commercio Nicola Rapposelli e l'assessore alle attività produttive Gian Pietro e il comune di Pescara per arrivare a una tornazione comune. Ecco, ricordiamo 8 stalli per i tassisti di Pescara, 2 per quelli di Chieti, si dovrà lavorare, come diceva lei assessore adesso, su definire un po' l'organizzazione, i turni. Sì, perché le turnazioni finora sono state prerogativa dei comuni, ma essendo uno stallo comune, dobbiamo insieme al comune di Pescara definire per l'aeroporto una turnazione.